to be free. I want to stroll out on the street. I want to be free. Yo. Ho cominciato a fare questa cosa qui dello scrivere per salvarmi da un inferno personale, capito? Perché la mia situazione di vita lavorativa non mi somigliava molto. Allora io ogni mattina mi alzavo e mi raccontavo delle bugie, in sostanza. E così alla lunga, anno dopo anno, sono arrivato a non sapere neanche più chi ero. E allora, siccome non stavo bene in quei panni, ho dovuto trovare una soluzione. Io scrivevo fin da quando ero bambino e così mi è venuto naturale scrivere ancora. E nel momento in cui ho avuto la fortuna di incappare in un editore che mi ha pubblicato, ho deciso di dedicarmi a questo, insomma, rinunciando naturalmente a un aspetto economico che prima c'era e adesso meno. Poi, i libri che scrivo, io sono un meticcio, sono metà di Conegliano e metà del Cadore, no? E quindi tutti i libri che ho scritto finora sono ambientati in Cadore, naturalmente, e raccontano storie di ultimi, perché io ho così, a forza di scrivere, ho capito che il destino ha più fantasia di me. E allora mi sono abituato a guardare dove nessuno guarda più e a salvare delle storie dall'oblio, capito? A salvarle dall'oblio in maniera tale che possano essere consegnate all'immortalità, cioè che non se ne vadano con le persone, capito? E quindi racconto degli ultimi proprio perché nessuno guarda più agli ultimi, no? Vengono annientati dopo la morte, così come le loro storie.